Mirko, me la racconti a livello emotivo questa partita contro il tuo Rocca Vivara? Ma è stato emozionante perché comunque giocavo contro dei ragazzi dove sono cresciuto, dove stanno crescendo, dove sono cresciuto io, quindi è stata una bella emozione e io penso che per loro sia stata ancora più emozionante, perché comunque per una squadra piccola come la nostra, che ha appena vinto la seconda categoria, affrontare comunque il Bari neopromossa in B penso sia una bella soddisfazione per tutto il paese. Senti, c'era tuo papà, c'era tuo fratello in campo, tuo cugino, cosa vi siete detti? E che siamo pochi, quindi alla fine siamo tutti parenti, quindi... No, vabbè, loro ovviamente non stavano nella pelle perché, come ti dicevo prima, una bella soddisfazione per tutto il paese, un paesino di 700-800 abitanti, quindi ti lascio immaginare, poi si vive di calcio, ci conosciamo tutti, quindi è stata una bella giornata, ringrazio il Bari per averci dato questa possibilità. Mirko, nonostante una carriera molto lunga, ti sei presentato in ritiro in condizioni fisiche perfette. Adesso mi dirai che non c'è una formula, non c'è un segreto, ma non tutti alla tua età ci arrivano così bene. Qual è il tuo segreto per arrivarci così bene? Ma è l'amore per questo sport. Io mi diverto ancora, quindi penso che i limiti sono solo nella nostra testa, nella nostra mente, quindi... poi puoi migliorarti ovviamente mangiando bene, allenandoti bene, però devi avere la forza, la volontà e la voglia di continuare a fare questo sport in una certa maniera. È stata la prima delle tre amichevoli di questo ritiro. Ritorni in Serie B dopo due stagioni, che sensazioni hai per quest'anno? Ma beh, positive, siamo partiti bene, stiamo lavorando bene, quindi adesso il periodo dove serve entrare in condizione dopo un periodo di inattività, quindi per parlare poi di campionato e tutto ci sarà tempo. Adesso dobbiamo mettere un po' di benzina, fare qualche allenamento e amichevoli di questo genere per permetterci anche di provare qualcosa. Come te la immagini la prossima Serie B? È comunque un campionato che tu conosci, ma sarà un campionato altamente competitivo, no? Con tante piazze e squadre importanti. Sì, io l'ho fatta tanti anni la B, però penso che come quest'anno forse non c'è mai stata una B così competitiva, sia per blasone proprio di nome di squadre, ma anche di giocatori, di allenatori, quindi sarà una B molto, molto competitiva e tosta. Scherziamo un po', quanto ci tenevi comunque a trovare la via della rete subito contro il tuo Rocca Vivara? No, adesso serve entrare in condizione, poi ovviamente fare qualche golletto è sempre piacevole, però la cosa più importante in questo momento è mettere un po' di benzina. E ritrovare l'intesa ai tempi migliori, perché avete fatto un gol splendido, tu e Botta in combinazione. Per chiudere ti chiedo che ricordi hai anche del tuo periodo da ragazzino a Rocca Vivara e poi a dove Mirko Antenucci è arrivato? Ma dei ricordi bellissimi, perché ho vissuto un'infanzia davvero serena, fino ai 13 anni sono rimasto là e ovviamente il nostro tempo lo passavamo per strada a giocare a calcio e quindi ricordo con piacere quei periodi lì. Fine carriera, che fai? Vai a dare una mano a loro? In campo ancora? No, in campo non penso. Grazie mille. Grazie a voi.